puoi muoverti. Questa è la seconda volta che riesco a sorprendere il leggendario Solid Snake. Tu sei Meryl. Non vedo come tu possa passare a lungo per un uomo. Che cosa vuoi dire? Ehi, gli uomini non possono entrare qui. Non avevo idea che fossi così carina. Questo non è il momento di provarci, Snake. Ed è una perdita di tempo. Mi hanno sottoposto a psicoterapia per annientare il mio interesse verso gli uomini. La stessa lingua tagliente, sei davvero Meryl. Sei ferita? Non ancora. Ricorda che ero travestita da soldato genetico. E allora perché ti sei cambiata? Meglio restare vestita come una di loro. Mi sono stancata di travestirmi. La verità è che quell'uniforme puzzava di sangue. Cos'è quel simbolo? Eh? Oh, questo? È dipinto, non è un vero tatuaggio. Ero una fanatica della Foxhound, quando ne facevano parte persone come te e mio zio. Nessuna terapia genetica, voi eravate dei veri eroi. Non ci sono eroi in guerra. Tutti quelli che ho conosciuto sono morti o in prigione. Snake, ma tu sei un eroe, non è vero? Sono solo un uomo che sa fare bene il suo lavoro, uccidere. Un mercenario non vince e non perde. Gli unici vincitori in guerra sono le persone. Va bene, e tu combatti per le persone. Non ho mai combattuto per qualcuno. Non ho uno scopo nella vita, nessun obiettivo finale. Andiamo. Solo quando gioco con la morte sul campo di battaglia, solo allora mi sento davvero vivo. Vedere gli altri che muoiono ti fa sentire vivo, eh? Ami la guerra e non vuoi che finisca, come tutti i grandi soldati della storia. Perché non mi hai contattato? Il mio codec era rotto. Non c'è altro. Non sei contento che ci siamo incontrati in questo modo? Comunque, come hai fatto a riconoscermi? Non dimentico mai una signora. Allora in me c'è qualcosa che ti piace, eh? Sì, hai un gran bel sedere. Sedere? Oh, ma certo. Prima gli occhi, poi il sedere, e dopo? In battaglia non bisogna mai pensare a cosa verrà dopo. Bene, Snake, come procedono le trattative? Non procedono. Tutto quanto è sulle tue spalle, allora. Qualcuno deve impedirgli di lanciare un missile nucleare. Ci sono due modi. O distruggere il Metal Gear, o... annullare il codice di detonazione. Hai le chiavi che ti ha dato Baker. Chiavi? Intendi questa? Dove sono le altre? Ce ne dovrebbero essere tre. Questa è l'unica che ho. Dove saranno le altre due? Non ne ho idea, ma da qualche parte saranno. Se non riusciremo a trovarle, non avremo altra scelta che distruggere il Metal Gear. Il Metal Gear è in una base sotterranea a nord. Portami con te, conosco questo posto meglio di te. Mi rallenteresti e basta, non hai esperienza in battaglia. Non ti rallenterò, te lo prometto. E se lo farai? Allora mi potrai sparare. Non mi piace sprecare munizioni. Ho capito. Starò attenta. Sai, non uso trucco come le altre donne. Capita di rado persino che mi guardi allo specchio. Ho sempre disprezzato quel genere di donna. Il mio sogno era diventare un soldato. Ma mi sbagliavo. Non ero davvero mio quel sogno. Mio padre è stato ucciso in azione quando ero piccolo. Volevi seguire le sue orme? Non esattamente. Pensavo che diventando un soldato lo avrei compreso meglio. E sei riuscita a diventare un soldato? Fino ad oggi pensavo di sì, ma ora ho capito. La verità è che ho semplicemente paura di me stessa, di prendere delle decisioni che riguardino la mia vita. Ma non ho più intenzione di mentire a me stessa. È tempo di guardare in profondità dentro di me. Voglio capire chi sono e che cosa posso fare. Voglio capire perché fino ad oggi ho vissuto come ho vissuto. Voglio capire... Ecco, guarda bene, perché per un po' di tempo non lo potrai più fare. Dovresti anche lavarti la faccia. Certo. Questa non è un'esercitazione. Qui sono in gioco le nostre vite, non ci sono eroi. Se perdi, sei cibo per vermi. Sì. Quel FAMAS funziona? Purtroppo non ci sono le munizioni. Dove hai preso quella Desert Eagle? L'ho trovata nell'armeria, è un Action Express calibro 50. C'era anche una pistola SOCOM, ma ho preferito questa. Oh, allora io uso uno scarto, eh? Quel cannone è un po' grosso per una ragazza. Non ti preoccupare, riesco a maneggiarlo. Avanti, usa la mia 45. Senti, uso questo tipo di arma da quando avevo 8 anni. Mi sento più a mio agio con questa che con il mio reggiseno.
Se dobbiamo andare a nord, dovremo passare per la stanza del comandante su questo piano. Il percorso all'esterno è bloccato dal ghiaccio. Quella porta è del 5° livello di sicurezza. Questa tessera l'aprirà. L'ho trovata nella tasca dell'uniforme che indossavo. Sembra appartenesse al guardiano di qualcosa di importante. Ok, andiamo. Conosco questo posto meglio di te. Ti guiderò io, seguimi. Strano, non ci sono guardie. Cos'è questa musica? Darò un'occhiata. Tu tieniti pronto, ok? Colonnello, sua nipote sta bene. Grazie a Dio. Non è ancora il momento di rilassarsi. Lo so, Snake. È una donna forte. Come comandante di questa operazione, non ti posso chiedere di badare a Meryl, ma... Prima il dovere. Forse ho sbagliato, inviare la carne della mia carne in battaglia. Meryl ha il senso del dovere. Lo so. Ma voglio sapere qual era il vero scopo di questa esercitazione militare. Non lo so. Come ti ho già detto, non sono niente più che un intermediario. Questa trasmissione è monitorata dai militari? Naturalmente. Ho capito. Tutto il mondo è un palcoscenico e noi siamo semplici attori, giusto? Già, ma ogni attore può influenzare la commedia. Spero solo che riusciremo a evitare un finale tragico per questo spettacolo. Hai trovato Meryl. Bene. Sei riuscito a incontrare Meryl. Bene. Allora adesso hai le schede per aggirare il codice di detonazione. Devi sbrigarti, non rimane molto tempo. Che c'è? Perché mi? Dai, Snake. Non fissarmi in quel modo. Ma che fai? Dobbiamo darci una mossa. Che c'è? Oh, che dolore! Che ti succede? Non ti avvicinare, Snake! Stai bene? Che cosa è successo? Nessun problema. Ok. Andiamo. Prego, signor Foxhound. Il comandante la sta aspettando.
La tua arma. È Psycho Mantis, sta controllando Meryl. Quel suono è la sua musica di controllo mentale. Non usare le armi, prova a stordirla. Passare senza lasciare traccia. Sei un ottimo combattente. Hanno fatto bene a sceglierti per questa missione. Vedo che stai molto attento alle trappole. O sei molto cauto o sei un codardo. Ancora non credi al mio potere? Aspetta, leggerò più in profondità nella tua anima. Nessuna partita salvata. La tua memoria è completamente vuota. Non salvi troppo di frequente. Sei imprudente. Ti posso leggere come un libro aperto. Ancora non mi credi? Allora ti mostrerò il mio potere psicocinetico. Metti il controller sul pavimento. Mettilo più in piano possibile. Così va bene. Ora farò muovere il controller con il potere della mia mente. Cosa mi dici ora? Riesci a sentire il mio potere? La dimostrazione è finita! Blackout! Ha ha ha!
Psionico Mantis. Ha lavorato come telepate nel KGB. È dotato di grandi poteri mentali. Una volta scomparsa l'Unione Sovietica, è venuto in America in cerca di un lavoro. Ha collaborato con l'FBI in molti casi come realizzatore di profili psichici. 5 anni fa, però, mentre lavorava sul caso di un serial killer, si è spinto troppo in profondità nella mente dell'assassino, con il risultato di diventare esattamente uguale a lui. Vuoi dire che è stato in qualche modo contaminato dai pensieri dell'assassino? Qualunque cosa sia successa, si è trasformato in una specie di spia psichica pronta a vendersi al miglior offerente. Ha svolto azioni in tutto il mondo e poi è stato reclutato dalla Foxhound. Può leggere nella mente delle persone, conosce in anticipo tutte le tue mosse. Cosa posso fare allora? Non ho nessuna possibilità di sconfiggerlo. Deve esistere un modo. È un maestro nel controllare le persone. Snake, non lasciare che ci riesca con te. Poteri psichici, sì. Anche se non lo ammettono, molti paesi hanno programmi di studio del paranormale e utilizzano dei telepati nelle operazioni speciali. I poteri psichici variano. Ci sono individui in grado di piegare i cucchiaini e altri che possono provocare catastrofi naturali. Ma Psycho Mantis è uno dei più potenti. Sta in guardia. È vero. Il tuo nemico ha potenti poteri telepatici, ma tu hai maggiore esperienza di combattimento. Puoi farcela, Snake. È vero. Sei ferito, Snake? Fallo per me, Snake! Occhi è reale. È più importante distruggere il suo spirito che il suo corpo. Non lasciare che ti legga dentro. Non pensare a niente, ok? Libera la tua mente. Nella mente con i suoi poteri psichici. Devi trovare un modo per aggirarlo. Sta usando il suo potere psichico per leggere le mosse del tuo controller. È in questo modo che riesci a evitare i tuoi attacchi. Devi fare qualche cosa che gli impedisca di riuscirci. Pensa, deve esserci un modo. Del controller. Collega il controller alla porta numero 2. In questo modo Mantis non riuscirà più a penetrare nella tua mente.
Jessica. Potenti.
Colonnello, presto sua nipote starà bene. Grazie, Snake. Sono in debito con te. Ora che ho sconfitto Mantis, il controllo mentale su Meryl dovrebbe svanire, giusto, Naomi? Sì, ma perché per salvarla hai trascurato la tua missione? Per affetto verso Campbell o forse perché ti piace lei? Non voglio vedere una donna morire davanti ai miei occhi. Oh, davvero? E da quando la morte degli altri ti importa così tanto? Naomi, è vero che Snake ha ucciso molte persone, ma questo non significa che non abbia un cuore. Va tutto bene, colonnello. Ha ragione lei. Allora, hai usato l'altro... Io non sono riuscito a leggere nel futuro. Un vero uomo non ha bisogno di leggere il suo futuro. Se lo crea da sé. Forse è così. Ti svelerò il tuo futuro. Per raggiungere la base sotterranea di manutenzione del Metal Gear, dovrai passare quella porta segreta. C'è un passaggio segreto dietro alla libreria. Il percorso dall'esterno è bloccato dai ghiacciai. Vai oltre la torre di comunicazione. Poi usa il cammino mente della torre. Perché mi stai dicendo tutto questo? Io posso leggere nella mente delle persone. Nella mia vita ho visto il passato, il presente e il futuro di migliaia e migliaia di uomini e donne. Oh, che orrore. In ogni singola mente che ho penetrato era colma di un unico oggetto del desiderio. Il desiderio atavico ed egoistico di trasmettere il proprio seme. Una cosa che mi disgustava. Ogni essere vivente di questo pianeta esiste solo per trasmettere il proprio DNA. Siamo stati creati per questo e per questo è nata la guerra. Ma tu sei diverso. Tu sei uguale a noi. Non abbiamo passato, non abbiamo futuro. Viviamo per il momento e questo è il nostro unico scopo. Gli esseri umani non sono in grado di darsi la felicità reciproca. Dal momento in cui siamo stati confinati su questo mondo, agli altri non regaliamo altro che dolore e miseria. La prima persona alla quale ho letto la mente è stato mio padre. Nel suo cuore non trovai che odio e disgusto verso di me. Mia madre era morta dandomi alla luce e lui mi incolpava per questo. Credevo che mio padre mi avrebbe ucciso. È stato allora che il mio futuro è scomparso, come il mio passato. Quando sono rinvenuto, il villaggio era avvolto dalle fiamme. Stai dicendo che hai incendiato il tuo villaggio per dimenticare il passato? Vedo che hai sofferto dello stesso mio trauma. Siamo davvero simili, io e te. Il mondo è un posto più interessante grazie a persone come te. Non sono mai stato d'accordo con la rivoluzione del capo. I suoi sogni di conquista del mondo non mi interessavano. Volevo solo una scusa per uccidere più gente possibile. Mostro! Lascialo parlare. Non gli è rimasto molto tempo. Ma ora ho visto il vero male. Tu, Snake, sei come il capo. Anzi, sei peggiore. In confronto a te, io non sono poi così cattivo. Ho letto anche la sua mente. Quella di Mary. Ti ho visto. Lì dentro.
Hai un posto importante nel suo cuore. Importante? Esatto. Molto importante. Ma non so se i vostri futuri si uniranno. Ho un'ultima richiesta. Dimmi. La mia maschera, rimettimela. Ok. Così i pensieri degli altri si fanno strada nella mia mente. Prima di morire, voglio restare solo. Voglio essere lasciato solo nel mio mondo. Ti aprirò la porta. Attraversatela e andate incontro al vostro futuro. Il mio potere per aiutare qualcuno. È strano. Sembra quasi bello. Andiamo, Meryl. Mi dispiace. Mary! Come ho potuto lasciare che Mantis controllasse la mia mente? Se stai perdendo fiducia in te stessa, ti lascio qui. Scusa. Non dubitare mai di te stessa. Impara dai tuoi errori. Diventa più forte. Hai ragione. Mi dispiace. Non succederà più. Snake, ti posso chiedere una cosa? Cosa? Riguardo a quello che ha detto Mantis. Mi stavo chiedendo... Cosa? Che c'è adesso? Oh no, niente. Ma dimmi, Snake, qual è il tuo nome? Il tuo vero nome? Un nome non ha significato in battaglia. Quanti anni hai? Abbastanza da conoscere la morte. La famiglia? Nessuna, ma sono molte le persone che mi hanno fatto crescere. C'è qualche persona speciale? Non mi sono mai interessato alla vita di nessun altro. Allora sei solo, proprio come ha detto Mantis. Le altre persone complicano solo la vita. Non voglio avere problemi. Sei un uomo triste e solo. Muoviamoci, su. Attenzione come toccanti melodie. Snake, di solito le persone non mentono quando stanno per morire. Penso che fosse sincero. Forse dovresti credergli. Ti prego, Snake, non mollare! Sembra che Mary l'ora stia bene. Grazie, Snake. Snake, non abbiamo più tempo. Devi sbrigarti e raggiungere subito la base sotterranea. Dovresti poter andare a nord, passando dalla stanza del comandante. Che tristezza. Gli uomini lavorano come schiavi per pagare delle armi che non dovranno mai essere utilizzate. Armi che hanno come obiettivo gli stessi uomini. È una follia. Psycho Mantis, un personaggio patetico. È nato con un magnifico dono, ma non ha mai imparato a usarlo. Un soldato psichico. Che spreco. Scommetto che gli hanno insegnato solo a combattere. Ti dispiace per lui?
Mantis aveva un potere incredibile, fantastico. Forse avrebbe potuto utilizzarlo per fare felice qualcuno. È triste vedere tutto quel potere usato soltanto per la guerra.